Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Mi raccomando signori, subito un bel pollicione in su per il vostro Ciccio Gamer 89. Battaglia reale. Vi ricordo che ho tutto come al solito casuale, che lo trovo tutto un po' più sfrizzicolante, diciamo così. Nel negozio oggi avevano messo dissossato, che va bene, è carina, niente di che, l'ho presa però ci sta. Invece qua, ok, il corvo, che tra l'altro è una delle mie skin preferite, lo sapete. Signori, andiamocene sempre in singolo, mi raccomando, paracadute sulle spalle e let's go. Ragazzotti, ci siamo. Allora, qua lo spawn è un po' particolare perché ce ne possiamo andare direttamente nella prigione, che sarà, tra l'altro, la prigione è distrutta da un meteorite incredibile, quindi provo a buttarmi in prigione, magari qualcheduno esce. Vedi, queste qua, per esempio, sono strutture che... Attenzione, mo me ne voglio andare in prigione, ma ho scoperto che qua, a Putrido Pantano, ci sta roba nuova e io non lo sapevo. Va bene, là c'è una cassa, là c'è una magnum. Bro, senti, non sarà una magnum, ma non è che mi puoi rompere le pallette così, che ti vuoi venire a prendere l'unica arma che posso avere. Io in realtà mi vorrei far fuori. Sì, stava ballando, l'ho visto. Avrei voluto ballare insieme a lui, ma che devi fare? Purtroppo la vita è così. Ci sta niente comunque, fateci caso. Oh, ok, questo ce lo prendiamo. Esatto, grazie. Mi sembra che qua sotto qualcosa di buono c'è. Oh yeah. Oh raga. Ah ok, ok, ho visto qualcosa di interessante anche là. Potrei prenderli, ma per il momento non mi servono. Per il momento. Gente, cioè nel senso sì, si è buttata, ma abbiamo visto che non è che era così tanta. Dove posso andarmene? Beh, sicuramente in safe. Pensavo che effettivamente parlando venisse un pochino più di gente qua, però alla fine, se ci danno modo di potenziarci un pochetto, perché no? Io non disdico. Ora, dove ce ne possiamo andare? O me ne vado su Corso Commercio, che sicuramente gente c'è, perché di lootare bene qua non credo che ce ne sia bisogno. Ora là non... Ok, quella pianta l'ho tantissimo scambiata per un uomo. Va bene così. Allora ragazzi, 30. Ho sentito dei colpi. Non ho il tattico, ma chi se ne frega. Quello potrebbe essere davvero buono. Poi ho visto tra l'altro, eccolo qua, mo ce lo andiamo a prendere. Cioè almeno ci proviamo ad andarlo a prendere. Ho visto che si può fare anche il doppio pompa col pompa del nonno. Ok. Con la giusta concentrazione si fa tutto. Doppio pompa, ne vale la pena? Secondo me, per il momento sì. Secondo me, eh. Poi magari qua troviamo una shield grande. No, no. Era cattivo, eh. Il tizio questo qua era bello cattivo, ragazzi. Mo perché non ha costruito bene, secondo me, mi ha dato modo di andarmene su, ma il meditore è abbastanza incazzato. Vedi, gente qua davanti c'è. Non sono contentissimo di andare sul Corso Commercio perché secondo me è pieno, pieno, pieno. Certo, abbiamo tutto quello che ci serve in realtà, eh. Quindi
Sto cercando di capire dove possano essere. Ok. Uno sta là a sinistra. Io però... Biondo. Volevo vedere se riuscivo a fare il culo. Cos'è che non so dov'è? Scusate se non parlo, ma... Non è facile come partita, eh? Non è facile come partita, assolutamente. Bello, gli ho tirato una bella botta a questo qua. Dietro dovrei aver lasciato cadaveri, quindi... Quindi mi piace. Speriamo di non morire subito, perché sennò poi non ve la faccio vedere. E sarebbe un peccato. Anche è vero che mi fa male la pancia, quindi oggi non ho l'opportunità di registrare molto. So che molti non capiscono il fatto che ho fatto un'operazione importante e che il dolore c'è. Anzi, vi devo dire che mi faceva meno male prima, adesso mi fa più male. Vedo roba leggendaria, ma non mi va di... Non mi va assolutamente di approcciarmi. No, assolutamente. Più che altro volevo fare così. Allora, sotto nella gola non mi va di andarci. Cioè, ci potrebbe anche essere qualcuno... E va bene, ma non mi va proprio di approcciarmi. Perché poi c'è il rischio che tutti vanno là. Non mi va tanto. Poi, una cosa che ho notato, anche seguendo molto Ninja, che me lo guardo praticamente tutte le sere, ho notato che il cecchino è ritornato bello prepotente a essere utilizzato. Prima si era un attimo dimenticato il cecchino. Mo' devo dire che è tornato. Ovvio, adesso io non sto parlando, non vi ho detto che ce l'ho davanti, ma... È abbastanza chiaro, no? Ora, sì, lo so, avevo appena detto che non sarei andato qua sotto. Probabilmente lui mi prende anche la super velocità qua, la gravità zero, però... vedi... Allora ragazzi, non è da farsi in questo momento. Uno, perché comunque mi sono fatto sentire. Due, stupido non è. Quindi per il momento non è da farsi. Magari quello era tanto, era un corvo. Se è bravo, se rivedremo più avanti. Tra l'altro uno è morto per una grande caduta, quindi... Ok. Come vedete comunque la gente la troviamo. Sperando che il corvo non mi venga dietro, ma ci sta anche come ragionamento. Poi tra l'altro siamo ancora tantissimi. Volevo...
Bravo, vai. 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 Volevo aiutarlo un po' di più, eh. Non ce l'ho fatta. Il corvo dovrei trovarlo, secondo me, a breve. Materiali ce ne abbiamo tanti. La pancia mi fa malissimo, sta così. Infatti non so neanche se riesco a fare live. Mannaggia, raga. Vabbè. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sapete una cosa che mi preoccupa? O che più che altro vorrei stare un po' più tranquillo? Sul fattore della shield, vorrei tanto uno shield più grande, un bel cinquantino da spararmi, ma non credo di trovarlo. Sapete che c'è mo, io so che c'è un corvo vivo da ste parti, e come ragionamento non è facile, Cioè, sapere che comunque vicino a te c'è un nemico che probabilmente ti sparerà una cecchinata sulla nuca e terminerà la tua bella partita, la cosa non è che mi rassicura tantissimo. Anche perché, però, anche è vero che abbiamo sparato, quindi non si è fatto sentire. Quindi magari o si è torto dalle scatole prima. Poi siamo ancora in 18, cioè tantissimi. Tantissimi, ragazzi. Fammi prendere un po' di legno. Potremmo andare a vedere a Pinnacoli quello che succede. Giusto così per spirito sportivo, no? Spirito sportivo, io non vedo nessuno a Pinnacoli. Anzi, vi dirò, secondo me è più sicura Pinnacoli che starcene da ste parti. Cioè, andare a destra verso sponde del saccheggio. Qua cazzo i nomi di me. Che secondo me qua qualcuno lo becchiamo, eh. Qua qualcuno ce lo becchiamo. Poi 13 persone ancora vive a non beccarne una. Che chia. Perché sapete che io non voglio fattagli. Cioè voglio farvi vedere come va. E fattagli per me non c'ha senso su sto gioco. Cioè nel senso capisco come uno voglia portare un gameplay su questo gioco, ma io preferisco portarvelo così, sinceramente. Cassa, io andrei a prendere. Comunque, come vedete là sopra hanno costruito parecchio. Io mi sto muovendo tantissimo, quindi in realtà già è uno sbaglio. E niente, ragazzi, quando diventa così impossibile, facciamo così, poi ci riandiamo sotto, ci riprendiamo le shield e proviamo a metterci in una posizione di vantaggio. Purtroppo ho sentito gente sparare, quindi che fai, ci vai? Non sono proprio completamente convinto di quello che sto per fare. Perché bravo.
Allora. Va bene, bro. Quanto è stato carino quello con lanciarazzi? Dai, una cifra. È stato simpatico. È stato molto simpatico. Sto airdrop però me lo vorrei prendere. La partita è molto piacevole, mi piace. Quello di prima è stato molto bravo a costruire, tra l'altro. Questo non era molto... non era molto bravo, l'ho trovato di meglio. Ah, è il corvo, cacchio. Me lo sono ricordato mo, del corvo. No, non mi serve. Volevo vedere se stava là. Ma mica l'ho visto, sai. Arcimia. Mi sbaglio, ho visto delle bende. Probabilmente, eccole. Dai, sparate sta benda. Su, 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 su. Sì, lo so. Lo so, lo so, lo so, lo so. Non mi dite niente, non mi dite niente. Fate la cortesia. Tanto qua non posso prendere più niente. E niente. Piccoli problemi di cuore. Ho lasciato lo schiar. Quanti colpi del cecchino? Qui no. Ok, dovrei essere abbastanza al sicuro. Facciamo così. Prendo questo. Prendo questo. Meno male questo l'ho visto. Ok. Mi sa che uno, secondo me, l'ho visto. Vabbè, quello sicuro sta là. Potevo essere... potevo essere un pochino più bravo, eh.
Cazzarola, qua ho sbagliato. Per poco, ho sbagliato per poco. Non volevo andare sotto. Potevo costruire, potevo fare tante cose in realtà. Però la partita è stata piacevole. Non volevo proprio fare quello che ho fatto. Vabbè, è andata, ho sbagliato. Vediamo un po' chi vince fra loro due. Secondo me vince questo sopra. Se magari si sbriga. Mannaggia, il fucile a pompa m'ha sdraiato, ragazzi. M'ha sdraiato, ma sono stato un po' stupido io. Potevo giocarmela in maniera totalmente differente. Potevo tirare pure una bella cecchinata, ma ho aspettato troppo. Vabbè. Vediamo un po', Guardate che... Oh, mamma mia, mamma mia. Va bene, dai, ci sta, ci sta. Siamo arrivati terzi, la partita è stata piacevole. Sono stato un po' stupidino io, Potevo chiuderla un po' meglio, ma va bene. Non sempre tutte le ciabelle vengono buco. Signori, spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, vostro 89. Potevo giocarmela meglio, vabbè, bella.